stato tutto. Lascio qui. Ops, è caduta l'acqua. Ecco. Ok, qua ci siamo. Qui mi sembra che ok, questo lo possiamo lasciare qua. Questo ok, va bene qui. I termo ci sono, pieni di tè e di me. Scarpe morbide, acqua. Non pensavo di ripartire, invece riparto. Qui mi sono tenuto leggero anche perché vado al caldo e quindi quello ancora non ho avuto tempo di farlo, però quello che ho fatto è ho messo due borse attacca completo, due borse appendi materiale, no? Due borse appendi materiale, queste qua le possiamo anche mettere dietro. Buongiorno. Ecco. Volevo prendere anche la Vespa, perché così avrei colto l'occasione per farla sistemare, ma non ce la faccio. E partenza, per adesso mi aspettano 1400 km, dopodiché mi dispiace lasciare qua il verde, gli uccellini che cantano. E anche il Chiringuito giù al lago. Ma vado in Sicilia. C'ho la coppola. E starò là fino a settembre, eccetera. E viaggio leggero, non mi porto troppa roba. Anche perché l'ultima avventura in Sardegna mi sono entrati dentro la Watts. Bastardi. Perché? Perché? Bughi! Perché? Perché non ci sono servizi di sicurezza. Nelle zone dei camper non ci sono servizi di sicurezza. Non ci sono telecamere e nonostante i carabinieri abbiano già chiesto per metterli, il comune risponde zero. No, capisci com'è? Questo è quello che manca, il servizio. Come me tantissimi altri hanno subito furti, tantissimi. Qua si tratta di dare servizio alla gente, non è solo il mare, non è solo il servizio nel ristorante. Ciao Bughi, come stai? Piccolita. Guarda quanti peli. Vieni a mangiare la pappina, vieni. La panna. Non la vuoi mangiare la panna? E quindi niente, partenza. Sono in perfetto orario, sono le 7, 10 minuti e vado. Lunghissima. Adesso fino a Bratislava è abbastanza, no? Ok, dopo da Bratislava a Villach. In 500 meters, keep left at the fork. Da Bratislava a Villach è interminabile, anche perché ho già alle spalle tutto questo percorso qua fino a Bratislava. Keep left at the fork. È lunghissima. Keep left. Possiamo fare, quando sono stanco mi fermo, comunque è lunga. Parto da Genova perché da Livorno non c'era la cabina,
Ho fatto cambiare, ho cambiato l'olio, non avevo più olio nel gear qua delle marce, e quindi ho messo olio nel gear, cambiato l'olio del motore, e c'è un problema con la guarnizione delle valvole, no? Nel senso che perde olio. Posso andare fino in Sicilia? Sì, non è un grande problema. Ok, va bene. So, let's go. Speriamo che non succeda nulla. Quando fai lunghi percorsi e in più fa caldo laggiù, niente, speriamo. E le guarnizioni si seccano, capito? Speriamo che. Strapiena, perché se no mi esce. Calling from wife. Strada totalmente vuota. Traffico, mi mancano 200 km a Bratislava, 200 km sono circa 3 ore, tra 3 ore sono a Bratislava. Dopodiché bisogna arrivare a Vienna. Si taglia da Vienna, no? Vienna rimane qua, si taglia da Vienna e si va verso Graz. Lunghissima. Graz. Poi Graz, Villach. Questa volta non prendo più l'autostrada perché sono carissima. Cioè, molto cara. Troppo cara, non la prendo più, esco a Villach. Nei viaggi lunghi te la devi prendere molto lunga, ti passa più. E ho già fatto qua la strada normale ma già è lunga. Nella strada normale sono, l'ultima volta ho fatto 3 giorni. Ho
fatto 3 giorni di viaggio all'andata, cioè dall'Italia, perché sono passato da St. Moritz. È stata lunghissima, molto lunga. Quando devi fare dei viaggi lunghi, una cosa, adesso sento puzza di benzina, molta puzza di benzina. E bisogna sperare solo che tutto vada per il meglio. Però sento troppa puzza di benzina, mi devo fermare. Ogni volta, e questa volta non ho messa neanche troppa, ho già aperto per lo sfiato. Guarda, mi ricordo quando ero a Tenerife, a portare i clienti in giro per l'isola con la Jeep. E si stava fuori dalla mattina fino alla sera e a volte prendevano degli abbiocchi incredibili. L'unica per tirarsi fuori era il chupa chupa. Chupa, ti riprendi. Se metti benzina da una parte, cioè se metti, se riempi le due taniche, a un certo punto una trasporta, cioè trabocca, come si dice, una trasporta dall'altra parte e quindi una si riempie e butta fuori. È una Watts. Siamo a 60 km per arrivare a Vienna. Non è che toccheremo Vienna, ma andremo poi verso Graz. E fa un caldo bestia, dentro ci sono 30 gradi e adesso sono diminuiti, 28, meno male. E 57 a Vienna e cos'altro? Mancano 9 ore ce la possiamo fare. Mi sono fermato poco prima di Bratislava a mangiare uno yogurt su una di queste piazzole. Si è avvicinato un tipo che andavano in Croazia con la macchina normale, una macchina semplice, Croazia e dopo Albania, e dove trovano un albergo, si fermano e vanno a dormire. In gamba i tipi, buon spirito di gioco, d'avventura. Sono partito alle 7:30, è mezzogiorno meno 20, facciamo le 11:30, dai, ce la facciamo. Fa molto caldo qua, è aumentato, siamo a 29 gradi, ho solamente quel finestrino aperto, il deflettore, e questo deflettore è il bocchettone. Da circa un'ora mi dico adesso mi fermo per aprire quel finestrino. Ce la posso fare. Cacchia, l'abbiamo passata. Ora siamo in Austria. Dopo l'Austria c'è l'Italia. Abbiamo già passato la Polonia, l'abbiamo già lasciata alle spalle, la Slovacchia.
bene, si vedono bene questi mulini. Certo, Don Chisciotte avrebbe il suo bel perché. Chilometri a Graz, dopodiché Graz Villach, questa me la son fatta tutta con la Vespa, if you know what I mean, strada normale. Cosa positiva, che non ci sono camion, meno male. Irish Coffee. Lunghissima, manca pochi chilometri a Graz. Ma arrivano di quegli abbiocchi proprio non so se ce la farò in una giornata. Sto preparando il caffè sperando che mi riprenda. Stiamo avvicinando a Villach, mancano 7 ore, che comunque saranno di più, con un totale di 700 chilometri, che dovrebbero essere quelli, ma penso di uscire a Villach per fare benzina e per non fare l'autostrada. Almeno la prima parte. Aia. Non avevo più internet, sono uscito in un Villach che stavo andando a Salisburgo, sbagliato. Comunque siamo arrivati in Italia. Mancano 5 ore e 26 minuti al punto di arrivo. Mancano 200 chilometri a Milano, 213, ce la posso fare, una tirata praticamente, abbastanza dura, la sedia, il posto guida dopo un po' non è...
camion.